Ciao Cristiano, ciao a tutti, intanto grazie per questo invito. Io sono Vincenzo Santopadre e sono un ragazzo, insomma, magari fossi un ragazzo, ho 48 anni e sono un ex giocatore di tennis che poi col passare degli anni è passato a diventare maestro, allenatore, coach di tennisti. Ok, grandissimo. E perché sei qui? Che è una bella domanda. Questa è una bellissima domanda. Ti rispondo molto semplicemente perché prima mi fa piacere essere qui perché ho avuto modo di conoscerti e mi piace interagire con te e ho avuto l'onore di scrivere la prefazione del libro nel quale tu sei l'autore. Ok, Quindi genitori in campo, grande. Grande libro con una super pallina da tennis in copertina, tra sì, l'altro. e ti devo dire che mi piace, l'ho ricevuto, grazie, e mi ha emozionato anche solo il fatto di aver scritto, era stata la mia prima prefazione, e immagino quanto tu possa essere contento di averlo scritto. Sì, non solo di averlo scritto, ma anche di vederlo fisicamente in mano e anche delle cose che hai scritto nella prefazione. Quindi pubblicamente ti ringrazio. Perché sono state, insomma, fonte di orgoglio per me. Ti ringrazio. Vorrei farti qualche domanda, così un po' botta risposta e qualcosa per conoscerti di più, per farti conoscere di più. Come persona, io ho avuto il piacere di incontrarti e ti trovo una persona davvero piacevole e interessante, che può offrire grandi spunti anche per il tipo di lavoro che fai. Mi piacerebbe sapere se hai un tuo slogan o se hai una frase che ti ripeti spesso. Ma guarda, non ho uno slogan che ho fatto mio, un motto. Mi viene da pensare che anni fa, per esempio, con i ragazzi che allenavo, quelli un pochino più grandicelli, aprii una chat, no? Delle tante chat che si aprono, e l'avevo denominata Cabeza e Corazón. Mi era venuto così un po' spagnoleggiante perché fa un po' di scena, però era questa. Però non ho un vero e proprio motto. Bello, bello. Però suona bene, eh? Va Testa e benissimo, cuore. sì, Testa e cuore. Nel libro c'è un capitolo che poi è dedicato e dice testa, cuore e un po' di culo. Ci vorrebbe anche quello, ci metterei. quello sì, se, quello aiuta, diciamo che poi in questo momento lo devi anche cercare, e te lo devi cercare perché poi ti devi contornare delle persone giuste, insomma, se è interpretato così va benissimo. Cioè, sì, indubbiamente. Ascoltami, qual è la cosa più importante che ritieni ti abbia insegnato il tuo lavoro? Io penso, lavorando nel mondo dello sport, in uno sport come il tennis, dove tra virgolette non si bara, diciamo la cosa forse più importante, credo che mi abbia insegnato e trasmesso dei valori importanti, valori sportivi che poi mi permetto di dire possono essere anche utili fuori dal campo. Questa penso sia la cosa più grande. Poi ovviamente devi avere. Ti ha insegnato ad adattarti perché poi il tennista è una persona che viaggia tanto, deve sapersi adattare a tante situazioni diverse, deve essere in grado di saper faticare. E quindi, insomma, mi ha insegnato e mi continua ad insegnare tanto perché la cosa bella è che è un percorso che non finisce, almeno per me. Sì, e tra l'altro ti ringrazio per questa cosa che hai detto perché io negli ultimi anni collaboro con un progetto che si chiama Sport for Life e mi rendo conto ad ogni passaggio, ad ogni incontro nuovo che davvero lo sport ha moltissimo da insegnare, non solo per i grandi campioni, ma proprio per far crescere i ragazzi e per aiutarli a imparare competenze di vita ancora prima che sportive, proprio perché è un allenamento della vita. Quindi ti ringrazio perché almeno per quel poco che riesco a vedere io che negli incontri che faccio davvero è un'esperienza più che prima ancora che fisica, è un'esperienza di crescita delle persone. Ma secondo te, maestri si nasce o si diventa? Un po' marzulliana come domanda, però mi piace. Bella, anche questa è una bellissima domanda. Allora, io penso che ci si possa diventare, però ritengo altrettanto
almeno per me, vero che se ci nasci un pochino diventi un maestro migliore, nel senso di avere un po' una vocazione, una sorta di talento a fare il maestro, a stare nell'insegnamento. Io ho una sorella che fa la maestra e secondo me lei è nata per fare la maestra di scuola elementare, perché proprio devi avere, diciamo, delle qualità che poi continui ad allenare, come la pazienza, la perseveranza, devi saperti relazionare con altre persone, quindi diciamo che ci puoi diventare, ma se ci nasci con un po' di talento in quello sei avvantaggiato. Sì. Secondo me, Cristiano, no, mi è piaciuta perché poi mi apri a una serie di domande. Io farei delle ore a chiacchierare con te, perché poi apri il tema dell'attitudine, no? Che è una grande, spesso parliamo del talento ma ci dimentichiamo che l'attitudine è una propensione. Tu hai usato il termine vocazione, che è ancora più piena come parola, e penso che uno dei grossi lavori che dobbiamo fare con i ragazzi sia quello di aiutarli a scoprire le loro attitudini. E poi dentro quel riconoscimento aiutarli ad allenarsi e a stare nella fatica della crescita. Quindi ti ringrazio, come sai, quando metti delle cose poi aprono dei mondi. Ti chiedo alcuni suggerimenti come esperto di. Un suggerimento che tu daresti a un ragazzo che deve iniziare l'esperienza tennistica. Ah, questa per me è facilissima. Divertiti. D'accordo, d'accordissimo. E un suggerimento, questa è calda, invece un suggerimento a un genitore che accompagna il figlio a giocare a tennis. Questa è un po' più complicata, perché insomma iniziamo a entrare in una relazione diversa. Io partirei dal fatto che, proprio siccome il tennis è un gioco e il figlio va a giocare, va a divertirsi, il genitore deve sapere che nel bene o nel male può essere d'aiuto o un intralcio, e quindi deve cercare di essere d'aiuto il più possibile, perché effettivamente il genitore incide nel ragazzo, come ovviamente incidiamo con i nostri figli, lo sappiamo benissimo. Per cui il genitore, secondo me, deve essere bravo, bravissimo a lasciare libero il ragazzo di divertirsi, a metterlo nelle condizioni di divertirsi, di godersi appieno il gioco. Grandissimo. Questa cosa aprirà una serie di interesse, delle interessanti riflessioni, secondo me. Altri due suggerimenti ti chiedo. Uno è dedicato a chi invece inizia l'attività agonistica, cioè a chi vuol fare un passo in più. Un suggerimento che tu puoi lasciare? Inizia ad essere un discorso sempre più serio, perché quando inizi l'attività agonistica inizi a competere, inizi un percorso con delle, diciamo, le responsabilità forse anche maggiori. Secondo me i ragazzi devono essere bravi a scegliere, a trovare un bravo allenatore, un bravo insegnante e ad affidarsi ad esso. Penso che sia molto importante ascoltandolo, perché poi se ti affidi nel momento in cui sei in grado di ascoltare e di farti ascoltare, perché poi c'è anche l'allenatore che deve essere bravo ad ascoltare il ragazzo, quindi si crea un po' una relazione che non è forse come vecchio stampo il maestro che dice al ragazzo devi fare questo, devi fare quest'altro e non ascolta il ragazzo. Insomma, penso che siano un po' cambiati i tempi, ma questo me l'avete insegnato te e Stefano Mazzari, un mental coach nostro comune amico. Certo, e penso che sia davvero un percorso di crescita comune, no? Ma ogni incontro ha un'esperienza di crescita. L'ultimo dei quattro suggerimenti che ti chiedevo è questo. Un giovane istruttore che vuole di tennis, che vuole progressivamente o piano piano far diventare l'insegnamento del tennis la sua professione, un suggerimento? Un suggerimento: deve fare tanta pratica, deve essere secondo me molto curioso, aggiornarsi e cercare di stare vicino ai migliori, circondarsi magari di chi ha già fatto quel percorso e di ascoltare ovviamente quello che dicono, però facendosi delle idee proprie, perché penso che poi una cosa importante che alla quale insomma i ragazzi sono molto sensibili è che se tu veramente la cosa non la senti tua, non la fai tua, diventa impossibile trasmetterla ai ragazzi. Per cui un allenatore che vuole diventare un allenatore
deve avere la propria personalità, quindi prende informazioni da altri che probabilmente in quel momento ne sanno più di lui perché hanno fatto più esperienze, svariati altri, così ha più modo anche di riuscire a vedere anche le differenze, però poi si deve fare un'idea propria e continuare in quel percorso. L'esperienza sportiva più significativa nella tua carriera? È una risposta, ecco, stavolta anche per me è facile perché io da bambino sognavo di scrivevo sui temi di, a scuola, in classe, elementare addirittura, ho ritrovato dei quaderni dove sognavo di diventare, di poter giocare la Coppa Davis e la Coppa del Mondo di Calcio. Uno dei due sogni si è avverato, per cui quello secondo me per il secondo non so se sono ancora in tempo. Dovrò andare a rivedermi i temi per vedere che cosa scrivevo, qualcosa di curioso l'ho scritto anch'io comunque. Ascoltami, avevo una serie di frasi, parole che tra l'altro sono estrapolate dal libro, come titoli, pezzi di argomento che vengono trattati, te le lascio in sospensione, cioè mi piacerebbe che tu provassi a completare la frase o a proprio a mettere dentro che cosa ti suggerisce la parola, con molta libertà, ok? Vai, sono proprio a raffica. Prima di scendere in campo, scaldati. Il talento senza una buona testa è poca cosa, e sono stato buono. La partita. Come? Ho fatto lo sconto. La partita è fatta di recuperi. E quindi tu recupera sempre una volta di più. Tenere la palla in gioco è fondamentale. E quindi cerca soluzioni. La sconfitta è? La sconfitta è una cosa che può essere molto, diciamo, bella o brutta, nel senso dipende come la interpreti, come la vivi. Secondo me è un'ottima opportunità perché ci può aiutare a scoprire quello che possiamo fare ancora meglio, quello che possiamo allenare. È un'opportunità di crescita incredibile e credo che attraverso la sconfitta ci sia la grande differenza tra chi poi diventa campione e chi invece fa un passetto indietro. Sono sante parole. Stringere la mano. Ho letto il tuo libro, Cristiano. Capisco, grazie. L'ho letto più volte, hai capito? Perché l'ho letto più volte perché mi piaceva leggerlo. È uno dei pochi libri che ho letto più di una volta, penso. Cioè, veramente mi emoziono. Stringere la mano a fine match significa? Significa dare fine alle ostilità, aver fatto sapere di aver gareggiato, di aver fatto una competizione sana, che fa bene, e significa stare poi comunque in pace. Stringere la mano, insomma, adesso non si può fare, perché insomma siamo in un periodo dove non si può stringere. Si tocca con le racchette, però il segno resta, l'idea, no? Di fondo. Sì, è un po' come un segno di pace dopo una, tra virgolette, una guerra. Sì, che ormai è così, dopo un confronto. Nello sport è fondamentale imparare? Sempre, imparare sempre, da tutte le situazioni, imparare ad adattarsi, imparare a faticare, però ecco, imparare è proprio, se faccio lo sport devo sapere che una delle cose più importanti è che sto lì per imparare, ma anche penso un po' dappertutto, non solo nello sport. Sì, però deve essere ogni giorno migliori. C'è un tennista italiano molto forte che ha colpito, Paolo Lorenzi, e lui sempre, in maniera anche molto scherzosa, dice sempre: io voglio essere ogni giorno migliore. E poi non è più giovanissimo, però dice proprio questa frase, mi è rimasta impressa perché poi la condivido appieno, per cui mi piace sentirla dire anche da altri. Sì, è bellissima, tra l'altro dice di un percorso, no? Sennò sì. Quando tu lavori solo con l'obiettivo lo raggiungi e dopo invece ti dice che quando ha raggiunto ce ne saranno degli altri, no? La crescita è costante. Ultima, ti faccio l'ultima domanda, è gioco, partita, incontro?
Gioco per il tempo. Grazie. Grazie. La parola che si dice spesso questa, però quando vai a dare la mano all'avversario, perché il gioco per te incontro è quello che dice il giudice di sedia, però poi tu hai l'avversario al quale dai la mano e quindi si dice sempre grazie, in inglese si dice bad luck se l'avversario ha perso, o comunque grazie, thanks.